Ubi a sostegno del distretto Orafo Aretino nel post-emergenza Covid-19 è stata infatti presentata un'offerta che la banca riserva alla filiera dell'oro. Una soluzione che abbiamo trovato grazie all'innovazione che il decreto liquidità ha offerto a gran parte delle manifatture italiane, non pensando però alle specificità di qualche distretto, come ad esempio quello Orafo, particolarmente importante per la rilevanza nei confronti di esportazione. Abbiamo trovato un prodotto che ci consente di beneficiare delle garanzie dello Stato verso una forma tecnica particolarmente gradita come quella del prestito d'uso alle aziende orafe. È un prodotto che permette anche con finanza aggiuntiva, con credito aggiuntivo, di poter consolidare le esposizioni di prestito d'uso fino a una durata di 5 anni massimo, con una moderazione anche in tema di tasso e una liberazione di qualche garanzia da parte dell'imprenditore. Si tratta dunque di una nuova tipologia di prestito d'uso oro per sostenere la liquidità delle aziende del territorio, i cui elementi di novità sono la durata massima di 60 mesi e l'acquisizione della garanzia del medio credito centrale applicata a questo particolare strumento di credito, che sarà assistito dalla garanzia statale. Benvenuto in un mondo come questo che sta davvero soffrendo e che anche in queste settimane è stato attenzionato molto sia dall'attività appunto della consulta Orafa ma anche della Camera, che ha cercato di sostenere una politica centrale che tenesse in considerazione un settore molto particolare che ha delle peculiarità che non erano state assolutamente prese in considerazione nelle misure straordinarie per arginare il Covid. Abbiamo credo raggiunto anche un risultato straordinario, che è quello del tavolo presso il Mise, che è stato assolutamente costruito attraverso le nostre richieste diciamo della comunità aretina. Un intervento dunque a sostegno dell'intero distretto che conta 1200 aziende. Questo strumento diciamo lavora su tre livelli molto importanti: quello della liquidità, quello della stabilità e quello anche del risparmio, in quanto come liquidità tutti i pegni che sono diciamo a salvaguardia del prestito d'uso nelle banche verranno liberati tramite questa garanzia statale, e la stabilità perché avendo questa garanzia statale verranno liberate le aziende dal peso delle oscillazioni del metallo, in quanto questo strumento sarà stabile per 5 anni e non potrà essere diciamo toccato. E il risparmio perché oltretutto il fatto di aderire al fondo di centrale di garanzia comporta che la banca dovrà fare un risparmio obbligatorio sugli interessi del prestito d'uso. Quindi ecco, sicuramente una buona notizia e di nuovo un contributo per le nostre aziende.